Buondì, buona gente. Sono Luigi, in arte Lusio. Oggi, come potete vedere, sono totalmente in blu. Blu corvo nero, sì. Tra il blu della mia camicia jeansata, il blu dei riflessi dei miei capelli corvini e la copertina di un libro interamente blu. Sì. No, non è il blu, è un colore caldo, non ci sono ancora arrivato a quello. Il libro di cui parlerò oggi è un libro blu, nel senso che riguarda il mare. Ed ecco a voi Morfisa o L'acqua che dorme di Antonella Cilento. Un romanzo che quando iniziò a venire pubblicizzato dalla Mondadori io attesi con molta impazienza e sì, lo ammetto, è un po' frivolo da dire, ma l'ho atteso molto principalmente proprio per la sua copertina. Lo so, non si dovrebbe mai giudicare un libro dalla copertina, però già la copertina fu la prima cosa che mi colpì, appunto per il suo colore blu, che è un colore che amo molto. L'illustrazione alla fine non ha nulla a che fare con il romanzo, è una delle illustrazioni classiche di una raccolta di fiabe di Andersen. Ma la seconda cosa che mi colpì maggiormente di questo romanzo e che mi fece attendere con molta trepidazione la sua uscita l'anno scorso, fu la trama. Infatti, questo romanzo è un romanzo fantasy storico che ha come ambientazione Napoli e non la Napoli che tutti conosciamo oggi, la Napoli di Gomorra, perché ormai quando si parla di Napoli si pensa automaticamente a Gomorra, ma la Napoli in un periodo storico da pochi conosciuto, ovvero l'epoca del Ducato di Napoli, ovvero quel periodo storico che va collocato tra la caduta dell'Impero Romano e l'instaurazione del Regno delle Due Sicilie. Tra questi due stati ci fu il Ducato di Napoli, che si può dire è stato forse l'unico momento storico di libertà assoluta di Napoli. Infatti, tra le varie dominazioni che ci furono, tra i Germani, poi gli Arabi, beh sì, Napoli è una terra che tutti quanti adesso disprezzano, ma un tempo era una delle più apprezzate, le più ammirate, non avrebbe avuto tutti questi contendenti, diciamocelo, e anche a ragione. Ma al di là della storiografia su Napoli, che magari tratterò in un prossimo video quando andrò a parlare di altri libri più inerenti a Napoli, appunto, dopo aver letto la trama di questo romanzo, rimasi molto incuriosito, appunto per il fatto che parlasse di Napoli in un contesto storico poco conosciuto, ma anche per i suoi elementi molto fantasy che richiamano al mito e alle leggende della terra di Napoli, perché Napoli è una città piena di miti, piena di leggende e soprattutto piena di misteri. Basta che vi andate a vedere una puntata di Super Quark su Napoli per sondare ogni vostra curiosità e soprattutto venire a visitare Napoli. Sì, ve lo consiglio di cuore, non fatevi frenare dalla cattiva nomea, è una città che va vista almeno una volta nella vita. Quindi, per tornare a questo romanzo, Morfisa o L'acqua che dorme, di cosa parla questo romanzo? È un po' difficile a spiegare la trama, perché la trama è piuttosto complessa, non nel senso che sia una trama intricata con tante storie che si incatenano tra loro, ma è parecchio difficile da spiegare. Quindi, non vi farò spoiler nella trama, tranquilli, non spoiler pesanti, comunque. Mi ritroverò a parlare comunque di molti contenuti di questo libro per spiegarvi la sua bellezza. Quindi, la trama in breve cercherò di spiegarvela, imparerò per quanto mi sarà possibile. Vi ho già detto in quale periodo storico è ambientato, ovvero nell'epoca del Ducato di Napoli, quando Napoli era un ducato, quindi siamo nell'anno 1100, nel 1100. Tutto parte quando il giovane Teofanes Argili, che non è proprio un protagonista, è uno dei personaggi principali, un giovane aspirante poeta, si ritrova catapultato dalla sua nativa Costantinopoli, sede delle ultime vestigia dell'Impero Romano,
proprio nel Ducato di Napoli, in missione diplomatica. Il suo compito è quello di portare a Costantinopoli, come promessa sposa al figlio dell'imperatrice, la figlia maggiore del Duca di Napoli, Crisorroè Ducissa. Ma all'arrivo di Teofanes, al porto di Napoli, viene fatta una macabra scoperta. Tra le reti dei pescatori compare la testa mozzata proprio della sventurata Crisorroè. I sentimenti di lutto e contrizioni umani purtroppo non hanno spazio nel mondo delle alleanze politiche. Maria Teresa ne è stato un esempio lampante. Per ogni figlia che le moriva di vaiolo, ne proponeva un'altra a Ferdinando di Napoli. Quindi, per tornare al romanzo, scusate le divagazioni, quindi, mettendo da parte il lutto per la tragica scomparsa e la tragica morte e soprattutto misteriosa morte della figlia, il Duca di Napoli decide comunque di concedere una sposa all'impero, una sposa per creare un'alleanza tra il Ducato di Napoli, ormai vessato da più parti da vari conquistatori, con l'impero romano d'Oriente. E è così che il ruolo di promessa sposa ricade sulla seconda figlia del duca, appunto Morfisa. Morfisa però, a differenza di Crisorroè, che era una ragazza molto bella, la principessa adatta si può dire, Morfisa è l'esatto opposto, perché ha un aspetto particolare, cioè è nera di carnagione, come un'araba appunto. E i suoi piedi sono deformi. Per farvi un'idea, è come se lei al posto dei piedi avesse le pinne di una le pinne, come se fosse una sirena. E proprio per questo suo aspetto, i napoletani non hanno intenzione di lasciare andare a Costantinopoli Morfisa, che loro venerano come una Madonna, come una santa. Infatti è proprio il suo aspetto particolare che richiama devozione e superstizione. E soprattutto la sua capacità quasi magica di ricreare sogni e illusioni portandoli dalla mente delle persone nel mondo reale. Ma alla fine non sarà solo la devozione del popolo napoletano, da sempre molto legato a questi antichi sul filo tra paganesimo e religione cristiana, ma a complicare il compito di Teofanes ci saranno anche i disordini politici presenti in seno al ducato, come infatti già vi ho detto che ci sono molti popoli che si contendono Napoli, come i Normanni, i Saraceni, i Salernitani, persino la Roma del Papa. E gli stessi contrasti interni al ducato, che è diviso tra gli interessi delle famiglie più ricche di Napoli, che mirano al controllo totale, al clero che ovviamente parteggia perché Napoli finisca sotto la giurisdizione del Vaticano, e addirittura una parte che parteggia per i Normanni, fino ad arrivare al popolo basso, ovvero appunto i popolani, i portatori di culti e tradizioni secolari, appunto come vi ho detto, il mist sul filo tra paganesimo e cristianità, qui rappresentato dal partito delle San Gennare, o le figlie di San Gennaro, che è praticamente un'istituzione religiosa a Napoli, e quello delle Virgiliane, ovvero delle monache devote a Virgilio, il poeta, che a Napoli viene venerato quasi come un santo, ma anche come un mago. E su tutti incombe il destino ultimo di Napoli, collegato al misterioso uovo di Virgilio, che è un uovo che, secondo la leggenda napoletana, il giorno in cui verrà distrutto causerà anche la distruzione di Napoli. E in questo romanzo è anche un uovo magico in grado di ispirare storie per secoli e secoli. Beh, non penso di poter dire altro, anzi non voglio dire altro perché già con questa trama che vi ho praticamente solo riassunto quella che è la prima parte del romanzo, che saranno, ma penso più o meno, le prime 100 pagine, su un totale di 400 pagine. E non voglio spoilerarvi di più, è un romanzo che secondo me va goduto, va letto perché è,
ha comune in sé una particolarità bella di questo romanzo come consiglio principale, appunto, è lo stile. È come leggere un poema epico di stampo rinascimentale, però con lo stile di un romanzo moderno. Non c'è pesantezza, ma c'è molta. Gli avvenimenti sono molto, molto incalzanti. Quindi l'autrice Antonella Cilento ricama con molta maestria, oltre un perfetto quadro storico, e infatti io per primo non conoscevo questa parte della storia di Napoli, eppure l'autrice riesce a spiegartelo bene per sommi capi, e unisce a questo quadro storico anche un impianto fantasioso, perché qui vediamo assistere a fatti miracolosi, avvenimenti magici, vere e proprie magie. Come persone che rimpiccioliscono, cambi di sesso dopo aver bevuto a fonti miracolose, le suore che volano. Ragazzi, io pensavo che le suore che volano fossero tipo una di quelle leggende metropolitane presente solo nei film. Invece qua veramente vediamo le suore che volano, perché pure qua rimane sempre il cambio molto, la divisione sottile tra cristianità e paganesimo. Non c'è differenza molto tra l'essere una suora e l'essere una strega. Veramente bellissimo. E come posso dire? E nonostante questo tono fiabesco, favolistico, che richiama anche molto alle vecchie fiabe popolari che si raccontava un tempo intorno al focolare, c'è una grande tradizione delle fiabe popolari raccontate attorno al focolare. Nel mio paese c'è la tradizione di raccontarle nei cortili dei palazzi. Ebbene, eppure tutto questo ti sembra quasi normale, ti sembra normale che le suore tra loro si chiamino sibille e volino usando delle rami a mo' di scope, che le sirene esistano e che vengano allevate come delle galline in un pollaio, e che sia normale rimpicciolire esseri umani e metterli in bottiglia, e che esista un'acqua anche che permetta di viaggiare nel luogo e nel tempo, perché è presente pure questo, che permette di estendere la narrazione andando a toccare cose che magari uno non si aspetterebbe in questo romanzo. Vi faccio un esempio: Lady Murasaki Shikibu. Qualcuno la conosce? È praticamente la più famosa scrittrice e poetessa giapponese, che ha scritto il Genji Monogatari, ovvero la storia di Genji, che è edito pure da Einaudi, un volume enorme, ma penso che soprattutto quelli appassionati della cultura giapponese non potranno non sapere chi è Lady Murasaki Shikibu e il suo Genji Monogatari. Ecco, si va a toccare pure questo, giusto per dirvelo, oltre anche al ciclo arturiano di Chrétien de Troyes. Tante altre cose, spazia in una maniera incredibile questo romanzo, e anche se può sembrare assurdo, che ti sembra che dica metta troppa carne a cuocere, no, non è affatto vero. Tutto quanto ha una sua ragion d'essere, tutto segue un suo preciso percorso, non c'è una non ci sono o se ci sono sbavature, ce ne sono veramente veramente poche. Il resto, la storia fila che è una bellezza, e anche tutte le varie incongruenze non pesano neanche. E poi c'è da dire che i personaggi qua sono quanto di più bello si possa immaginare, a partire proprio dalla figura di Morfisa, che è una figura al tempo stesso concreta e fumosa. Il suo essere così terrena, il suo essere semplicemente forse una bambina deforme, ma al tempo stesso anche quasi una Madonna, una santa, una strega, una sirena. È affascinante proprio perché ti sfugge per il suo essere così ambiguo, così astratto dalla realtà. Eppure è vicinissima anche a noi, la sentiamo molto vicina perché, come vi ho detto, ha una sua materialità fisica, riesce a parlare, forse è il personaggio che più riesce a parlare al lettore comune, alle persone comuni proprio, come se fosse una piccola voce del popolo.
il suo contraltare è poi l'altro personaggio principale, ovvero quello di Teofanes, l'aspirante poeta desideroso di ottenere la fama nella posterità, ma purtroppo bloccato da il suo ruolo politico all'interno dell'impero di Costantinopoli e anche dalla sua praticamente totale assenza di talento, paradossalmente, più un antieroe che un eroe da romanzo. È un giovane che si lascia trascinare dagli eventi, non agisce, lui più che altro si lascia trascinare dagli eventi e soprattutto antepone il proprio bene a quello degli al bene comune. Con questo personaggio penso che l'autrice abbia fatto un azzardo, perché però è riuscita a creare un personaggio molto umano, perché era troppo facile creare un personaggio eroico, il tipico eroe senza macchia che capisce, che agisce per ciò che è giusto, che scende in campo subito, si dà coraggio, magari forse un po' di paura, ma si fa forza perché capisce che quello che da fare è giusto, bisogna sacrificarsi. Invece no, Teofanes è un personaggio umano, agisce come agirebbe chiunque di noi, come agirei persino io, non mi vergogno ad ammetterlo perché sono umano e sono imperfetto. Io penso che se mi fossi trovato nelle stesse condizioni di Teofanes, avrei agito più o meno come lui, certo, non avrei esagerato di brutto, perché alla fine si arrivano in certi punti in cui Teofanessa sbrocca veramente. Io mi sarei dato più un contegno perché mi conosco, però avrei comunque, co l'ho comunque com ho comunque compreso molte delle sue azioni, mi sono messo molto dal suo punto di vista e credetemi, penso che mettersi dal punto di vista di un antieroe, di un personaggio che ha più lati negativi che positivi, credo sia molto bello e soprattutto rende il tutto molto più realistico. Ma il pezzo forte su quello che più apprezzo di tutto questo romanzo penso sia proprio l'ambientazione napoletana, questa Napoli senza tempo, con le sue chiese che hanno un che di esoterico, i suoi usi che per molti possono sembrare fuori dal comune, questa cristianizzazione dei culti pagani, questo venerare come santi le figure mitologiche, questo accostare atteggiamenti quasi magici e spacciarli come se fossero miracolosi e tenerli proprio alla portata di quello che dovrebbe essere il clero, che tutta questa magia ancestrale che è solo di Napoli, che parte dal sottosuolo e raggiunge le alte cime del Vesuvio, con tutti i suoi colori, i suoi odori, il rumore che si sente per i vicoli, per i bash, per i bash. I vasci, i bassi, scusate, ve l'ho detto in napoletano, i vasci, i bassi, le stradine popolari dove vive proprio il popolo, dove c'è la vita di Napoli, la vita vera, ecco appunto, e soprattutto dove senti parlare Napoli. Ecco, una cosa che mi ha affascinato è stato l'uso del dialetto napoletano e non seguito da note che traducevano la frase, che sì, ok, potrebbe essere una cosa che metterebbe in difficoltà il lettore che non è ferrato con il napoletano, però penso che ci sia il fascino anche in questo, ovvero nel lasciarti trasportare da questa lingua che il napoletano la si può definire una lingua a sé, tanto che so che in America Latina la studiano appunto come una lingua straniera accanto all'italiano. Ecco, è comunque ci sono quei frammenti in cui leggi il napoletano e rimani incantato, senti tutta la musicalità del napoletano, che non il napoletano volgare che sentiamo oggi, ma è proprio il dialetto napoletano, quello che magari puoi vedere nei testi teatrali di Edoardo De Filippo o di Raffaele Viviani o di Roberto De Simone, quel napoletano poetico, quasi cantato, quello che è presente anche in molte canzoni. Non sto parlando di Gigi D'Alessio, assolutamente no, escludete Gigi D'Alessio. Quando parliamo di musica napoletana parlo di vera musica napoletana. Andatevi a sentire Con me, cantata da Mia Martini e Murolo, che non erano nemmeno napoletani, cioè Mia Martini era calabrese, però per farvi capire quanto la lingua napoletana possa essere un dono che viene fatto all'umanità intera, o comunque a tutta l'Italia.
Quindi, dopo questo elogio su Napoli, sulla lingua napoletana, probabilmente ve l'ho detto, non mancheranno altre occasioni in cui ritornerò a trattare di Napoli nella letteratura o nella cultura. Intanto, penso di non poter aggiungere altro, vi ho già detto tutto, forse vi ho anche detto troppo riguardo a questo romanzo. Io ve lo consiglio molto, ve lo consiglio caldamente. È un romanzo bellissimo, un bel romanzo di fantasia, un bel romanzo storico, un bel romanzo d'avventura, di magia, di cultura, quasi un ottimo libro di viaggio anche. E lo consiglio, certo non è sempre quella lettura che non è per tutti, tutte le letture che faccio io non sono mai letture adatte a tutti, ormai penso si sia capito. Comunque ve lo consiglio, è un romanzo veramente bello, quindi straconsigliato. Bene, penso di poter concludere qui il video. Lasciatemi un commento se avete già letto il romanzo, se ditemi voi cosa ne avete pensato, se l'avete già letto oppure se avete intenzione di leggerlo. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui prossimi video e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao! Bloccato proprio. Di nuovo, ciao ciao!